Oh, sono già riusciti ad accenderlo. Interessante. E c'è, guarda caso, una pietra psicoenergetica. Che culo. Detto questo, allora, prima facciamo la cosa più intelligente. Ci curiamo. Non sia mai che tocchi la pietra prima di esserti curato e sprechi nuovamente i punti potenza. Facciamo un salvataggio, perché non si sa mai. Ecco qua, e pietra psicoenergetica. Tutti i PV recuperati, la pietra scompare. Io è da molto che non faccio questo scontro, il che... non mi dà nessuna sicurezza, devo essere sincero. E tra parentesi, diamo una noce a tutti quelli che non curano. Vai! Oh no! Il faro è stato acceso! È troppo tardi! Il faro è già stato acceso! Ma non può essere! Senza l'astro di Mercurio, la luce del faro non può accendersi! È colpa nostra, purtroppo! Gli astri elementali sono stati rubati dal Tempio del Sol, dal Monte Aleph. Monte Aleph, Tempio del Sol. Siete guaritori del Tempio del Sol. Non proprio, però sì. Veniamo da un villaggio chiamato Vale per recuperare i 3 astri elementali. Ma noi non siamo guaritori. Oddio, effettivamente ho sbagliato termine. Hai detto Vale? Il nostro villaggio doveva proteggere il Tempio del Sol, ma qualcuno ha rubato gli astri, ed è colpa nostra. È molto simile alla mia cerchia. Ho fallito nel compito che mi era stato dato. È tremendo. Jaco, Garrett! Jenna! Ah, sei tu, Jaco. Ehi, quei bambini sono ancora vivi! Avete fatto tutta questa strada per salvare Jen e Kraden! Non solo, siamo alla ricerca degli astri elementali! In altre parole, sono qui per fermarci. Allora non abbiamo scelta! Dobbiamo sistemarli per bene prima che possano causarci guai! Va bene, ci penso io! Per favore, non farlo! Adexia, aspetta! Oh, Saturos, vogliono... Sì, ho sentito, cretina. Ero qua dietro. Sono stati fortunati a sopravvivere all'eruzione del Monte Aleph. Dopo tutto quel che avete passato, volete gettare tutto al vento in questo modo? Bene, se è questo che volete, lo avrete senz'altro. Saturos, li vuoi sfidare da solo? Penso che basti. Adexia, non puoi lasciare gli ostaggi per aiutarmi. Ah, dimmi come posso migliorare. Prova a dire, ho un feedback. Parentesi, ho appena dovuto zittire Alexia, perché ogni volta che dico Adexia, lei si accende. Ah, è vero. E poi, voglio proprio vedere se sono diventati più forti. Siamo in 4 ora. Sei proprio sicuro di volerlo fare, Saturos? Tu vai, raggiungi il prossimo faro, su. Come vuoi. Andiamo. Vieni qui, Pulce. Io. Vuoi sfidarmi? Per favore, fa quello che dice. Vorrei darti una bella lezione, ma... Felix, convinci tua sorella ad obbedirmi se non vuoi che le accada qualcosa. Jenna, ti prego, fai soltanto ciò che ti dice. Felix... Vai, va tutto bene, Jenna. Ma che poi vieni qui, vai lì se proprio, scusami. Jake e Garrett non avrebbero dovuto seguirci. Jake, Garrett, scusatemi. Conto su di voi. Su di voi? Su di te? Cioè, stai parlando con Saturos, dai. Jake, Garrett, non morite. Jenna, Kraden. Se vuoi salvarli prima dovrei battermi. No, indietro! Ma che succede? Saturnos è potentissimo! L'ho avvertito standogli di fronte!
Dobbiamo affrontarlo con grande cautela. Dobbiamo eguagliare la sua potenza. Eguagliare la mia forza? Pensate davvero di tenere testa al grande Saturos? Certo. State sopravvalutando le vostre possibilità. Bene, vi dovrò dare una bella lezione. Che succede? Saturos si muove in modo strano. Che succede? La luce di Mercurio sta indebolendo la mia psicoenergia. Ecco, qui c'è una cosa che io non ho mai compreso. A livello di gameplay parlo. Da un certo punto di vista ci sta, da un altro punto di vista non ha senso. Nel senso, in questo e nel prossimo faro, Saturos, Adexia e altre persone dicono che si sentono più forti, più deboli, ma a noi non succede nulla. Cioè, per dire, il faro di Marte potenzia quelli di fuoco, giustamente, ma Garrett non subisce nessun potenziamento. Come in questo caso, invece, quello d'acqua dovrebbe diminuire la forza di Garrett, ma non succede. Devo sbrigarmi, fatevi sotto, pulci! Appare Saturos. Allora, appare Saturos, oh no. Detto questo, attacchiamo. Già nel pieno della nostra forza con tutti gli attacchi più forti che abbiamo. Turbo raggio! Meteor colpo! Mi chiedo quanto ci vorrà per ucciderlo, sincero. Fuoco palla! 46. Effettivamente Garrett è quello meno indicato. Proviamo con crescita, vediamo quanto gli facciamo. Vediamo, tu cos'è che fai? Aumenti l'attacco della squadra, perfetto. Tu invece, potenti raffiche di vento non ci servono. Tu invece, aumenta i punti salute, di chi? Meno attacca un nemico, non ci serve, meglio tenere Mia più potente che è al momento. Anche se in realtà Mia, se riuscissimo ad evocare la sua evocazione d'acqua, non sarebbe un malvagio, no? Vediamo. 62, no, è proprio... Aia! È proprio, diciamo, il personaggio che non fa molto. Perfetto, detto ciò, tu cosa puoi fare? Delusione, direi di no. Continuiamo ad attaccare Vulcano, vediamo quanto gli facciamo. Tu continua e vediamo chi è che è rimasto sotto. Curiamo lui, che non si sa mai. Meteor colpo! Aia, colpisce tutti. Oh, meno male! Meno male che è sopravvissuto Ivan. Perfetto, perfetto. Mamma mia, che rischio, che rischio. Detto questo, l'attacco di Saturos torna normale, di già. Ok, allora. Nereide, adesso lo utilizziamo. Io continuo a fare così, però. Tu continua ad attaccare nel modo in cui riesci, Garrett. Tu, per favore, usa la noce per curare Mia, che è rimasta sotto, e tu potenziati l'acqua. Ottimo. Ai! Attacco d'acqua! 154. Speravo un pochino di più. Ok, mi sa che è ancora un po' lunga qui la strada, vero? Detto ciò, tu, questo, tu. Meglio se ti pari, che non si sa mai, e tu per favore curalo. Anche Garrett mi sa che era meglio se lo paravamo. Già. 42. Benissimo, bravo Garrett. Ai. Ok, Garrett, ti devi difendere, ma anche Isaac dovrebbe, anche Isaac dovrebbe difendersi. Forgia tra poco si riattiva, tu continua ad attaccare e tu per favore cura Garrett. Quanto ci mancherà? Ecco, questa è una di quelle cose che non sopporto in questi giochi, non vedere quanta vita rimane a un nemico, è una cosa che non ho mai sopportato. Perfetto. Ottimo. Garrett torna a vedere bene. Mia recupera 4 pip pip. Allora, tu
Attacca ancora tu. Attacca ancora tu. Curaci. Esatto, meno male che abbiamo le noci. Dio mio. Le noci sono tipo la cosa migliore che abbiamo ottenuto fino adesso dai nemici. Madonna mia, se non avessi usato la noce adesso era finita. Mamma mia, meno male che l'abbiamo usata. Vittoria, è andata bene. Monete 800, cristallo psi. Mi hanno sconfitto. Geco, l'abbiamo battuto. Chi l'avrebbe detto che il faro di Mercurio avesse un tale potere? Se soltanto la mia psicoenergia fosse stata al massimo. Saturos, hai detto di essere stato indebolito. Cosa intendi dire? Io... nulla. Vi dirò ciò che intendeva. Alex, quella voce, che sia... Alex! Perché cavolo non sei uscito e sei rimasto dietro quella cazzo di sfera? È molto che non ci si vede, mia. Alex, ti rendi conto di ciò che hai fatto? Ma certo, ho scatenato una grande forza che era stata sepolta da tempo. Mercurio, il faro dell'acqua, che potenza. Alex, ma sei diventato pazzo! No, mia, non capisci? Il faro ti ha dato una grande forza per lottare contro Saturos. In realtà no. È vero, la mia energia restava sempre costante. Cioè, o meglio, sì, ci faceva recuperare 4 pp, ma Dio mio, wow, la potenza. Ora capisci? Grazie al faro di Mercurio, la nostra psicoenergia era illimitata. No? La psicoenergia? Mi stai dicendo che i miei poteri provengono dalla psicoenergia? Tu ed io siamo entrambi membri della cerchia di Mercurio, maestri della psicoenergia d'acqua. Anche mia è tra gli adepti, giusto? Ah, Geco, l'hai sempre saputo e non ce l'hai mai detto, ma sei scemo? Dimmi un po', Alex, perché Saturos non era in grado di usare i suoi poteri? Va bene, ora vi spiego. Saturos è vicino a Marte, la cerchia del fuoco. L'acqua e il fuoco sono elementi opposti, così la psicoenergia d'acqua del faro ha limitato i suoi poteri. Saturos non lo sapeva. Certo che lo sapeva. Ma ha sottovalutato il potere di questo faro. Proprio come me. È per questo che Saturos ha perso. E questo però non spiega perché tu hai perso. Non hai perso, Garrett. No, non è solo questo. Ho osservato la vostra lotta da lontano. Ci hai osservati? Sì, non ho aiutato Saturos perché credevo che avrebbe vinto. Ma mi sbagliavo. In poco tempo siete diventati dei grandi combattenti. Quel sorrisino. Saturos di nuovo in piedi, ma non l'avevamo battuto. Ci vuole ben altro per sconfiggermi. Voi, battermi, mai. Ho perso per il faro, non certo per voi. Mi stavo soltanto distraendo in attesa che Saturos si riacquistasse le forze. Stavi semplicemente prendendo tempo, non è giusto, Alex. Cosa fa? Non lascerò scappare Saturos. E cosa pensi di fare? Vuoi eliminarlo? Certo. Se è così dovrei vedertela anche con me. Ho visto come lotti, non hai chance. E non credo proprio che tu sia il tipo da eliminare la gente. Beh, sei libero di credere ciò che ti pare. Sei di nuovo teletrasportato. Perché? L'ha già fatto. Sì, nel Tempio del Sol. Di Sol. La psicoenergia, il teletrasferimento. Vuoi dire che Mia può usarla? Teletrasferimento, che brutto nome. No, io non posso. Esatto. No, è impossibile. Neppure Alex aveva questo potere prima. Beh, non posso restare per sempre lo stesso Alex che conoscevi. Bene, pare che mentre parlavamo mi sia tornata tutta l'energia. E allora, addio. Geco, Saturos ha ancora gli astri elementali. È vero, non possiamo lasciarli andare in questo modo. Come? E tu vorresti sottrarre a Saturos gli astri elementali? Certo. Eh no, li ho dati ad Adexia, dovete chiedere a lei. Ora che mi viene in mente... Hai ancora l'astro di Marte? No. Sei sicuro?
Beh, non posso che fidarmi. D'altronde non ce l'ho io, l'ho data a qualcun altro. Continuate a sfidarci per sottrarci gli astri elementali, certo. Ah, non vedo l'ora di incontrarvi di nuovo. Addio. Ci vediamo alla prossima lotta! Beh, è andata meglio di come pensassi. Se ne sono andati! Diamine, non abbiamo neppure salvato Jenna! Non merito il titolo di guaritore. Non abbiamo potuto impedire che il faro fosse acceso. Ho fallito, non ho compiuto il mio dovere. Non è vero, potremmo ancora batterli, giusto, Jaco? Certo. Va bene, Jaco, dobbiamo soltanto impedire che accendano tutti i quattro fari. Hanno acceso il faro di Mercurio, ma la prossima volta li fermeremo. Giusto, al prossimo faro salveremo Jenna. Certo, Alex non può farla franca così. Dai, andiamogli dietro. Che ti succede? Dobbiamo sbrigarci. Dobbiamo. Mia, intendi venire con noi? Ma Emil hanno bisogno di te, Mia. Non è un problema. La fonte resterà colma finché la luce colmerà il faro. È un antico detto, ora che la fonte si sta riempiendo d'acqua curativa. E un po' mi dispiace andarmene, ma finché dalla fonte continuerà a sgorgare l'acqua magica, Emil non avrà nulla da temere. Se vogliamo seguirli, dobbiamo sbrigarci. E quindi Mia si è unita alla squadra. Ed ecco l'ascensore magico. Detto ciò, scendiamo anche noi di sotto. È incredibile come ci sia così tanto dettaglio e così tanta elaborazione in un gioco del GBA. Mamma mia, ti fa veramente apprezzare questo titolo nella sua interezza più totale, veramente. E detto questo, Mia ci ha appena detto che l'acqua è piena, infatti la fonte è colma. Narra la leggenda, l'acqua sgorgerà di nuovo dalla fonte quando il faro sarà di nuovo illuminato. Ora la leggenda si è avverata, è certo. È tornata l'acqua della nostra fonte, pare curi ogni essere vivente. Esatto, signora. L'acqua sgorga copiosa dalla fonte. Mia usa la bottiglia vuota. Hai ottenuto l'acqua magica. Acqua magica che ci servirà la prossima volta. Se non ricordo male, c'è un'azione da fare con quest'acqua. Finché ci sarà di nuovo la fonte, non dovremo temere alcuna epidemia. Ho bevuto l'acqua curativa, ora sto benissimo. Dovrò riempire qualche bottiglia, così me ne porterò un po' a casa. Eh certo. Detto ciò, finalmente la gente di questo posto è tutta curata, la musica è diventata un po' più carina e possiamo acquistare roba nuova. Entra, entra, dai un'occhiata alle nostre belle armi. Aspetta, a proposito di armi, vediamo cosa hai di nuovo. Hai Luck Propizio, scatena psicoraggio. Non male. 83-96, eh? Tutte e due hanno un'asta stregata. Lui salirebbe a livello di Mia al momento, quindi direi di appianare un po' il loro distacco dandolo a lui. Questo lo vendiamo perché ormai non ci serve più. Biglietto di gioco. E lo diamo a Garrett. Garrett è il nostro portatore di roba da gioco. Hai una veste bianca. Sarebbe un pochino più potente della corazza di cuoio, ma non ci conviene. E ovviamente è meglio per loro due. Ecco a te, Ivan. Questo lo vendiamo. E biglietto da gioco lo diamo a lui. E anche a Mia. Ecco qua, è un altro biglietto di gioco. 14 biglietti da gioco, beh non male dai. E detto questo, siamo finalmente pronti. Abbiamo un membro in più del party, quindi già andare alla zona precedente sarà molto più semplice. Già questa zona in teoria doveva essere un po' più complessa, perché appunto in teoria dovevamo essere un po' under level, ma noi eravamo belli che preparati. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come ansiosamente seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!